Regola d'arte, benvenuti. Il dipinto di Pablo Picasso, che convenzionalmente viene ritenuto l'avvio del cubismo, è Les Demoiselles d'Avignon del 1907. In realtà non è l'opera iniziale del cubismo, ma certamente il dipinto dal quale prende avvio tutta una serie di ricerche stilistiche formali che culmineranno poi nel cubismo vero e proprio. Les Demoiselles d'Avignon costarono a Picasso una grande quantità di disegni preparatori, di studi, di bozzetti, e in quest'opera sono condensati elementi disparati, la geometrizzazione, il primitivismo, il riferimento alle maschere africane, alla scultura catalana del Medioevo, in una sintesi di fortissimo impatto che costò a Picasso incomprensione e anche imbarazzo persino da parte di coloro che lo ammiravano e lo sostenevano. Ma quest'opera costituisce appunto l'avvio per tutta una serie di ricerche che poi lungo l'anno 1908 toccheranno vari fronti e soprattutto saranno fortemente influenzate dalla lezione geometrizzante di Paul Cézanne, che Picasso, ora associatosi a Georges Braque, fa propria con grande convinzione. La collaborazione tra questi due artisti estremamente diversi tra loro, il discreto e riservato Braque e l'estroverso e travolgente Picasso, costituirà tuttavia la vera scintilla che farà nascere la ricerca del cubismo analitico. Nel 1909 ormai siamo nel pieno di questa stagione, la polverizzazione dell'immagine in una miriade di dettagli disarticolati. In realtà potrebbe sembrare una boutade, un gioco formale, ma in tutto ciò c'è un elemento fondamentale, cioè la volontà di inserire nella pittura la dimensione del tempo, che è quella tipica della musica. Non a caso nei dipinti cubisti molto spesso ci sono nature morte di tema musicale, con violini, chitarre, eccetera. In che senso la dimensione del tempo? Nel senso che il tempo richiesto al soggetto per guardare l'oggetto in successione da diversi punti di vista, che poi sono assommati e, per così dire, riassunti nella stessa rappresentazione, che quindi di questi oggetti, di questi elementi, ci offre varie angolazioni in una successione temporale che viene condensata nell'istantaneità dell'immagine pittorica. In questa direzione, tuttavia, si andava verso una sorta di astrazione, visto che gli elementi così disarticolati, così sovrapposti gli uni agli altri, avrebbero prodotto quasi una difficoltà di lettura dell'immagine. Picasso e Braque se ne rendono conto e quindi inseriscono nell'opera, per così dire, delle chiavi di lettura, delle scritte, finché nel 1912 compare la tecnica del collage, una tecnica che Picasso inventa e che costituisce la chiave di volta per il passaggio al cubismo sintetico. Nel cubismo sintetico la pittura di Picasso e Braque si sintetizza, appunto, ovviamente, nel senso che gli elementi diminuiscono, ci sono meno dettagli e c'è una maggiore concentrazione su pochi elementi. Non cambiano i presupposti del cubismo, ma la pittura si fa molto più essenziale. I temi restano quelli, le cromie via via si schiariscono rispetto ai toni molto scuri e ocra e densi e marroni del cubismo analitico, in direzione appunto di una sintesi dalla quale poi scaturiranno ulteriori avventure, perché la storia del cubismo è una storia lunga.